La voglia di libertà e la capacità evocativa del Carnevale di Venezia hanno richiamato in città visitatori da 160 nazioni, comprese Australia, Fiji e Nuova Zelanda. Il Carnevale si è concluso con numeri importanti. La giornata con più presenza è stata sabato 27 febbraio con un picco di 98.000 persone. Un Carnevale diffuso sul territorio con eventi e spettacoli ovunque per garantire la massima sicurezza. 1.100 spettacoli in tutti i Wonder Point, 118 artisti, 50 ore di spettacolo a Nebula Solaris, il Dinner Show. È stato un carnevale pazzesco nonostante la pandemia. Un'edizione costruita con l'amministrazione comunale e con le forze dell'ordine e con l'USL, last minute, per ridare una ripartenza a questa città con una sua delle manifestazioni più tradizionali e più attese. La risposta del pubblico è stata molto positiva, c'è stato un forte interesse per questo carnevale diffuso in tutti i campi, in tutte le strade della terraferma e delle isole. Venezia è tornata a risplendere con bellissime maschere che hanno sfilato per le calli nella suggestiva cornice di Piazza San Marco. Remember the Future, il tema scelto per questa edizione, un viaggio tra passato e presente che ha trovato la sua massima espressione con l'abito indossato dalla Maria vincitrice del Carnevale, Alice Bars, creato per l'occasione dall'estro di Francesco Brigi dell'atelier Pietro Longhi. Una perfetta fusione tra passato e futuro che invoca la pace. Il messaggio che vogliamo trasmettere è quello di un messaggio di pace e di solidarietà che va ben oltre il carnevale veneziano, che non finisce lì. Ovviamente la manifestazione è importantissima per la città di Venezia, ma si tratta anche di andare oltre, di mandare un messaggio di speranza, un raggio di luce a tutti quanti per tornare a sorridere e con la massima serenità.